Parliamo della punteggiatura. La punteggiatura è molto importante perché serve a riprodurre graficamente nella lingua scritta le pause, le interruzioni, gli stati d'animo e tutti quegli elementi espressivi che nella lingua parlata sono dati dall'intonazione. Questi sono i segni di punteggiatura più importanti. Li dividiamo in segni forti e segni deboli. I segni forti sono quelli che servono a concludere una frase oppure a separare più frasi. Quindi avremo il punto fermo, il punto interrogativo, il punto esclamativo e i punti di sospensione. Mentre all'interno della frase avremo i segni deboli, come la virgola, il punto e virgola, i due punti, le parentesi tonde o quadre, l'asterisco, le virgolette, che possono essere alte oppure basse. Andiamo a vedere nella punteggiatura che viene utilizzata nella frase alcune regole. Per quanto riguarda la virgola, quando non va mai utilizzata la virgola? Non andrà mai utilizzata tra il soggetto e il verbo. Non scriverò Marcello, virgola, gioca, ma scriverò Marcello gioca, punto. Quindi non metterò mai la virgola tra il soggetto, che in questo caso è Marcello, e gioca, che è il verbo. Non inserirò mai la virgola tra il verbo e il primo complemento oggetto. Il complemento oggetto risponde alla domanda che cosa. Beve, che cosa, un tè. Non inserirò tra beve e un tè una virgola. Quindi scriverò correttamente beve un tè e un caffè. Stesso discorso per quanto riguarda e, ne e o. Non va mai inserita la virgola prima di queste congiunzioni. Compro un libro, virgola, e una penna. È una forma errata. La forma corretta è compro un libro e una penna. Stessa cosa per quanto riguarda non ho né questo né quello. Scegli questo o quello. Per quanto riguarda i due punti, quando questi vanno utilizzati? Vanno utilizzati per introdurre un discorso diretto. Giacomo disse, due punti, aperte virgolette, hai tolto. Oppure per un elenco. In quel cassetto c'è di tutto, due punti, penne, caramelle, fogli. Per introdurre un esempio. Ad esempio, due punti, tavolo e nome concreto. Oppure per introdurre una spiegazione. Te lo ripeto, due punti. Due è un numero pari. Mentre per quanto riguarda le parentesi, queste possono essere tonde oppure quadre. Entrambe possono essere utilizzate in due casi. Per quanto riguarda quelle tonde, per isolare parole, che non sono necessarie per comprendere il discorso. Nadia è timida. Nadia, come hai visto? Come hai visto, non è necessario comprendere il discorso, quindi lo inserisco tra due parentesi tonde. Oppure la parentesi tonda viene utilizzata per indicare l'autore di una citazione. Un passo alla volta mi basta. E tra parentesi inserisco Gandhi, che è l'autore di questa citazione. Invece, per quanto riguarda le parentesi quadre, vengono utilizzate alla fine di una frase o di un testo per indicare che quel testo in realtà continua nella parte originale, quindi indica la mancanza del testo. Oppure viene utilizzata all'interno di una frase dove vado a inserire quell'elemento che rende ancora più chiara la comprensione della frase. Ad esempio, se io prendo da un testo, nel 1941 sposò lo scrittore Alberto Moravia. Noi non sappiamo che all'interno del testo colei che sposò lo scrittore fu Elsa Morante. Quindi, tra le parentesi quadre, vado a inserire Elsa Morante. I punti di sospensione. Di solito i punti di sospensione vengono segnati con un numero superiore a 3. In realtà nella grammatica è stato fissato il numero 3. Quindi per punti di sospensione ne andiamo 3 punti consecutivi. E questi vengono utilizzati in due casi. Nel primo caso per lasciare in sospeso una frase per un dubbio. Non saprei. Oppure per lasciare in sospeso una frase
della quale si può intuire la conclusione. Tra il dire e il fare, sappiamo come si conclude questa frase, cioè tra dire e fare c'è di mezzo il male. L'asterisco, questo serve per spiegare una parola all'interno di una nota, ad esempio alla fine di un testo, oppure per evitare di nominare una persona e un luogo. Ad esempio, la signora, non voglio nominare chi è, quindi inserisco i tre asterischi, testimonierà al processo. I circostanti del nucleo non vanno mai racchiusi tra virgole se sono necessari. Cosa sono i circostanti? Sono tutte quelle parole che sono necessarie per comprendere il messaggio della frase. Gli ultras della squadra avversaria hanno danneggiato gravemente lo stadio. Quindi questa frase contiene tutti gli elementi necessari per comprendere il messaggio. Mentre se io in questa frase aggiungo altri elementi, questi possono essere racchiusi tra virgole. Ad esempio, gli ultras della squadra avversaria, virgola, pesantemente sconfitta, virgola, hanno danneggiato gravemente lo stadio. Le espansioni possono essere collocate in qualunque parte della frase, il significato non cambia, e tutte queste espansioni vanno separate con virgole. Ad esempio, al termine della partita, virgola, gli ultras della squadra avversaria hanno danneggiato gravemente lo stadio, virgola, per vendicarsi della pesante sconfitta. Le espansioni in questa frase sono al termine della partita, per vendicarsi della pesante sconfitta. Adesso queste espansioni io le posso spostare, ma il significato della frase non cambia. Per vendicarsi della pesante sconfitta, gli ultras della squadra avversaria, al termine della partita, virgola, hanno danneggiato gravemente lo stadio. Le virgole sono necessarie per separare le espansioni. Non sono però necessarie se queste espansioni vengono collocate alla fine della frase. Disgraziatamente, virgola, al termine della partita, virgola, gli ultras della squadra avversaria hanno danneggiato gravemente lo stadio per vendicarsi della pesante sconfitta. Invece, se io voglio mettere in risalto una di queste espansioni, perché la ritengo molto importante e che quindi venga dato un certo risalto, allora posso inserire il punto e virgola oppure due punti. Ad esempio, al termine della partita, gli ultras della squadra avversaria hanno danneggiato gravemente lo stadio, due punti, per vendicarsi della pesante sconfitta.